Ok, allora l'argomento di oggi è un'applicazione della teoria dei campi e questa applicazione riguarda le costruzioni con riga e compasso. E mi immagino che avete imparato ad un certo punto nella vostra carriera come costruire delle cose con riga e compasso. Per esempio, se vi do un angolo di questo tipo, allora per esempio costruire la bisettrice si sa fare, prima si disegna una circonferenza con centro qua e poi si mette il compasso qua con lo stesso raggio e fa una cosa così, si mette il compasso qua e si fa qualcosa simile con lo stesso raggio e allora la retta che passa per questo punto e questo punto qua è la bisettrice. Sapete fare questo, l'avete imparato. Quindi altre cose, per esempio, se io vi do due punti o tre punti, costruire la retta che passa per C, che è parallela ad A, si può anche fare con riga e compasso, no? Si costruisce un parallelogrammo, no? Quindi metto il compasso qua, prendo questo raggio, faccio la stessa cosa qua, prendo il compasso qua, e così questa retta è parallela a questa. Si sa costruire questo. Un altro ancora, se vi do una retta, due punti sulla retta, si sa costruire il punto che sta esattamente nel mezzo, no? Prendi il compasso, metti qua, centro qua, raggio questo, fai il viceversa, la retta qua è ortogonale a AB e passa esattamente nel punto nel mezzo. Quindi queste sono cose che già i greci antichi sapevano fare e loro infatti sapevano costruire tante cose, ma ci sono tre problemi classici, cose che i greci non sapevano fare, tre problemi classici che hanno più di 2000 anni ormai. E il primo problema era, quindi i greci sapevano costruire la bisettrice di un angolo dato, ma non sapevano tagliare un angolo in tre pezzi uguali, la cosiddetta trisezione. La trisezione di un angolo dato. Questo non sapevano fare. Un altro era, non so come si chiama in italiano, in inglese si chiama the doubling of the cube, ho letto in rete che si dice la duplicazione del cubo, così? Okay. La duplicazione del cubo, quindi dato un cubo con un lato di una certa lunghezza x, il problema è di costruire il lato del cubo con il volume doppio, con il doppio volume, quindi questo ha volume x cubo e quindi il problema è di costruire il lato del cubo che ha volume due volte questo, 2x cubo. E il terzo è un problema che è diventato proverbiale, che è la quadratura del cerchio. E il problema era di dato un cerchio, raggio R, di costruire un quadrato con riga e compasso, con la stessa area. Che quindi è pi greco R quadro. E i greci non sapevano risolvere questi tre problemi e sono stati irrisolti per più di 2000 anni.
Infatti questi problemi non facevano parte della matematica seria, ma a un certo punto hanno capito che con un po' di teoria, un po' di algebra, si può dire qualcosa. Voglio anche menzionare un problema, forse non appartiene in questa lista, ma è il quarto problema, è la costruzione dei poligoni regolari. Quindi regolare vuol dire che tutti i lati hanno la stessa lunghezza, ma non vuol dire questo, ma in particolare vuol dire. Allora tutti noi quando abbiamo avuto il nostro primo compasso abbiamo fatto qualcosa di questo tipo, di disegnato una circonferenza e poi con lo stesso raggio abbiamo disegnato altre circonferenze e così abbiamo visto che esattamente lo puoi fare 6 volte e ti viene un esagono regolare. Quindi è possibile costruire un esagono regolare con riga e compasso. E quindi anche un triangolo, perché un triangolo ci sta dentro, no? Qua c'è un triangolo. Anche un triangolo. E siccome sappiamo dividere un segmento sempre in due parti uguali, posso anche raffinare l'esagono e per esempio dividere questo in due, questo e questo, e adesso ho un poligono regolare con 12 lati e quindi possiamo costruire poligoni regolari con 3, 6, 12, 24 e così lati. E i greci lo sapevano anche. Poi anche un cubo o un quadrato è facile, un quadrato regolare, perché faccio la circonferenza così, metto questo, poi costruisco con questa costruzione una retta ortogonale che passa per l'origine e ecco abbiamo così un quadrato regolare, vedete? E quindi anche un poligono con 8 lati possiamo costruire, quindi 4, 8, 16 e così via lati. E i greci sapevano anche costruire il pentagono regolare, e forse vi faccio vedere come si fa. Quindi si fa così, ecco, si comincia con una circonferenza e poi si fa questo, quindi questo sappiamo costruire, poi dividiamo questo in due con la costruzione che avevo scritto qua sulla lavagna, quindi queste due lunghezze sono uguali, fammi fare lo stesso disegno. E allora adesso metto il compasso qua e prendo questa lunghezza, che è una lunghezza che ha già a che fare con 5, no? Perché se questo è 1 e questo è un mezzo, per il teorema di Pitagora questo è un mezzo della radice di 5, quindi c'è già l'odore del 5, c'è già. E quindi questo mettiamo giù qua, quindi trovo un punto qua, e poi che sta sull'asse, adesso metto il punto del compasso qua e faccio così. E allora si può dimostrare che questo è esattamente la lunghezza di un lato di un pentagono regolare. Questa è la costruzione che i greci sapevano già. Quindi lo possiamo raddoppiare, quindi anche per n 5, 10, 20 e così via si sapeva fare. Questo era tutto. Ok, adesso forse vi faccio un spoiler, quindi vi racconto prima come finisce. Adesso si sa che questi tre problemi non hanno soluzioni, quindi 1, 2, 3 è impossibile, e noi abbiamo
imparato abbastanza algebra per seguire la dimostrazione, perché non è possibile, eccetto forse numero 3. E la quarta è la storia, è che quindi per 2000 anni quasi, fino al 900, gli unici poligoni regolari di n lati che si sapeva costruire erano questi tre e multipli di 2. Per esempio 7 non si sapeva se esiste un cos'è in italiano, un eptagono regolare, non si sapeva. 9 lati neanche. E quindi nel 1796 Gauss, quando aveva 19 anni, ha capito che è possibile costruire un poligono regolare con 17 lati. E dopo, qualche anno dopo, ha capito tutto e Gauss ha fatto una lista precisa di tutti i n per quali è possibile costruire, fare la costruzione. Quindi ha classificato di n tale che esiste un poligono regolare di n lati, e anche questo possiamo capire come l'ha fatto, lo seguiamo più o meno come l'ha visto lui, penso, e quindi questo è il programma. Domanda su questo? Il problema è chiaro? Tutto? Ok, allora adesso definisco cosa vuol dire che quindi come vedete ho fatto disegni, no? Qua, se fai una costruzione hai un pezzo di carta, hai un piano dove fai le tue cose. Questo piano identifico con i numeri complessi, e invece di costruire per esempio un enagono regolare, è una questione di costruire certi punti nel piano. Diventano quindi certi numeri complessi. Per esempio, dire che so costruire, se ho due punti su una retta, due punti complessi, so costruire con questa costruzione questo punto, vuol dire che io, dato z e dato w, so costruire il punto che sta nel mezzo, che è z più w mezzi. E quindi il problema di costruire, fare trisezione, costruire poligoni regolari, diventa un problema di costruire certi numeri complessi. Ok, allora definizione: un numero z in C si dice costruibile da un certo numero dati, numeri complessi dati, no, forse non lo scrivo tutto, se è possibile con riga e compasso, partendo da questi t punti, costruire questo numero. Quindi, se è possibile costruire z con riga e compasso partendo di questi punti, quindi e questo forse dico dopo più specifico. Quindi questi punti, per esempio, se ho questi punti z1, z2, posso per esempio costruire la retta che passa per z1, z2, e posso anche costruire una circonferenza che ha centro uno di questi punti e passa per uno dei altri punti. E quindi, per esempio, questo punto ho costruito partendo da questi punti, con questa costruzione. E se non si dice niente, se non si dice da, si intende sempre da 0 e 1. Quindi cominciamo sempre con due punti, almeno due punti,
Ecco, partiamo da lì. E quindi un numero si dice costruibile se è costruibile da 0 e 1. Vediamo che basta questa nozione. Possiamo dire, vediamo che tutti questi problemi possiamo sempre studiare usando solo 0 e 1. Adesso voglio tradurre questi quattro problemi usando la nozione di costruibilità. Quindi ci sono certi numeri che vanno costruiti qua. Okay, per esempio la trisezione. Come lo possiamo dire? Ma per esempio così, qua abbiamo i numeri complessi, qua c'è 0 e 1. No, facciamo che suppongo sempre che ci sono anche sempre 0 e 1 per fissare gli dei, e ho quindi la circonferenza, e sulla circonferenza ho un punto e alla i fi, e il problema è di costruire un punto qua che ha angolo esattamente un terzo, che è alla fi diviso 3. E quindi il problema è da costruire e alla i fi 3 da e alla i fi, dato fi. Questa è la trisezione. E facciamo un caso speciale, perché per dimostrare non è sempre impossibile. Per esempio, se faccio questa costruzione, 0, 1, faccio la circonferenza, poi metto il centro del compasso qua, o forse qua, faccio un'altra circonferenza con lo stesso raggio. Allora qua ho un punto che ha la forma e alla i fi, a parte reale un mezzo, e infatti è uguale a un mezzo più un mezzo radice di meno 3. E questo è il punto e alla i fi con fi uguale a pi greco diviso 3. Questo numero è costruibile, vedete, da 0 e 1 lo posso costruire. È il terzo di pi greco, quindi è possibile tagliare un angolo di 180 gradi in tre pezzi. Ma se dico che questo è impossibile in generale, intendo che ci sono angoli che non puoi tagliare in tre pezzi. Per esempio questo. È impossibile con questo fi tagliare questo angolo in pezzi. Quindi facciamo un caso speciale. Sarebbe se prendo fi pi greco terzi e di costruire e alla, o forse c'è un già, yeah. È giusto pi greco terzi o è giusto, no? Sì, quindi il problema è di costruire e no, di costruire e alla pi greco i diviso 9 da 0 e 1. Quindi, perché se ho 0 e 1 posso costruire questo, e il problema è lo puoi tagliare in tre pezzi uguali o no. Quindi il primo problema è un caso speciale, e faccio vedere che questo caso speciale non si può fare. Quindi questo è il primo problema. Il secondo problema, anche qua ogni tanto è possibile per qualche x duplicare il cubo, o forse no, ma forse non è mai possibile. Quindi, ma io prendo anche qua un caso speciale, prendo x uguale a 1, che è infatti la lunghezza fra 0 e 1,
E cosa vogliamo costruire? Vogliamo costruire il lato di un cubo di volume 2, che ha quindi il lato, la terza radice di 2. E quindi la questione è costruire la terza radice di 2. La questione è se questo numero è costruibile o meno, o almeno un numero complesso che ha lunghezza la terza radice di 2. Ma se hai un numero complesso che ha lunghezza la terza radice di 2, metti il compasso qua, fai la circonferenza, fai l'intersezione con questo e qua hai la terza radice di 2. Quindi se un qualsiasi numero complesso di lunghezza alla terza radice di 2 fosse costruibile, anche la terza radice di 2 stessa sarebbe costruibile. E quindi il problema è questo. 3. Anche qua prendo un raggio 1, raggio R uguale a 1, la lunghezza di questo segmento che ho dato. Il problema è di costruire un quadrato che ha area pi greco, e quindi il lato deve essere la radice di pi greco. E quindi la questione è se è possibile costruire il numero radice di pi greco. E il quarto problema, quindi se ho un poligono regolare lo posso mettere sulla circonferenza unitaria, allora se ho n lati, questo è esattamente e alla 2 pi greco i diviso n e così via. E quindi se riesco a costruire questo numero, riesco a costruire tutti, perché metto il compasso qua e così costruisco tutto. Quindi il problema qua è costruire e alla 2 pi greco i diviso n. Per quali n? Questi sono quindi i quattro problemi classici. Diventano problemi di numeri costruibili. Questo è costruibile. Questo è chi di loro? Ok, allora i numeri sia L, l'insieme dei numeri costruibili da 0 e 1, questo mi basta per questo, perché posso sempre partire da 0 e 1 in C. Allora, teorema sorpresa, L è un sottocampo di C. Questo vuol dire, cosa devi dimostrare se vuoi dimostrare che questo è un sottocampo? Ma tutte le proprietà intendo chiaramente con la moltiplicazione e l'addizione dei numeri complessi, e sappiamo già che questa moltiplicazione e addizione è associativa, distributiva, commutativa, e 0 e 1 ci sono anche, 0 e 1 sono in L, vedi? In particolare sono in L, forse devo dire l'insieme dei numeri, yeah, 0 e 1 incluso. La cosa da dimostrare è che quando faccio somme e prodotti eccetera non esco dall'insieme L, devo dimostrare che L è chiuso rispetto alle operazioni, quindi rispetto alle solite operazioni. E quindi voglio dimostrare che se Z e W stanno in L, anche somma e differenza stanno in L,
è anche prodotto e quoziente. Se almeno V doppio non è zero, stanno in L. E allora diventa un campo, perché vuol dire che ogni elemento è un inverso. Ha un inverso. Ah, c'è una seconda affermazione nel teorema sorpresa. Quindi la prima affermazione è che L è un sottocampo di C. La seconda dice che è quadraticamente chiuso, si dice. Vuol dire che se ho un elemento Z in L, anche le sue due radici quadratiche sono in L. Ma se pensi un po' cosa devi... Forse è un po' un'idea di guardare cosa possiamo fare. Cerchiamo di immaginarci cosa troviamo in L. Quindi per definizione i numeri in L sono costruibili. E quindi, per esempio, se ho Z e V doppio in L, allora stanno qua nei numeri complessi, c'è Z, c'è V doppio e qua c'è 0. Allora, come posso costruire la somma? Ma la somma lo sapete, lo facciamo con un parallelogramma, no? È addizione di vettori. E abbiamo visto che questo possiamo fare con riga e compasso. E quindi Z più V doppio sta anche in L. Questo è. Ok, lo sappiamo fare. Poi se Z ci sta, anche meno Z c'è, perché metto il compasso qua, faccio una circonferenza, c'è questo, e questo è meno Z. Quindi se Z sta in L, anche meno Z sta in L. E quindi anche la differenza con un qualsiasi numero sta in L. E quindi vediamo già subito che è chiuso rispetto all'addizione. L è chiuso rispetto all'addizione. E adesso la moltiplicazione è un pochino più difficile. È utile osservare questo. Se io dico se ho Z in L e Z è i phi, coordinate polari, no? È un numero reale positivo. Anche questi, R è il modulo di Z, giusto? E quindi se ho un numero Z in L, anche il valore assoluto sta in L e anche E alla I phi sta in L. Automatico. La ragione è molto semplice. Ecco C, ecco un numero Z. Qua c'è 0, qua c'è 1. Allora faccio la circonferenza unitaria e per ottenere E I phi devo solo disegnare questa retta qua, e questo angolo è phi e questo è E alla I phi. E per ottenere il modulo, ma faccio l'asse reale, che è la retta che passa per 0 e 1, e la circonferenza con centro l'origine è il raggio con Z sulla circonferenza. Allora questo diventa Z assoluto. E lo posso costruire. Esercizio per chi ha voglia, è anche possibile dimostrare che la parte reale e la parte immaginaria sono tutte e due sempre in L. Ok, ma noi vogliamo costruire prodotti. E per questo mi serve un po' di geometria elementare, che immagino che sapete, quindi questa è scuola media, forse. Se ho un triangolo, due triangoli, così, con rette, questo parallela, allora questi due triangoli sono, come si dice, proporzionali? Simili, sono simili. E quindi se questo ha lunghezza A e questo ha lunghezza B e questo ha lunghezza A
e questo ha lunghezza B, allora si sa che A proporzione di A in A è uguale a quella di B in B. Questo si sa, no? Questo sapete. Ok, allora adesso voglio costruire il prodotto. E quindi per questo basta costruire il suo angolo e la sua lunghezza. Ah, forse perché devo dire anche questo, perché viceversa, se conosco l'angolo di Z e conosco la sua lunghezza, allora l'intersezione di questa retta e questa circonferenza è esattamente Z. Quindi non è solo vero che se Z sta in L, loro due stanno in L, ma vale anche viceversa. Se so che questi due stanno in L, anche Z sta in L, perché lo posso costruire. E quindi per costruire questo basta costruire la lunghezza e l'argomento. No, proviamo, quindi ecco, abbiamo qua Z W, quindi abbiamo sempre 0 e 1. Ok, allora cosa faccio? Queste rette, allora questo è angolo Φ, questo è angolo Psi, no? Facciamo che Z è valore assoluto per E alla I Φ, mentre W è il valore assoluto per E alla I Psi. E devo quindi costruire l'angolo Φ più Psi. Come faccio? Allora metto il compasso qua, prendo questa distanza, lo prendo qua e lo metto qua. E questo adesso è Φ più Psi. Quindi costruire l'argomento, un punto che è all'argomento, è facile. Questo lo faccio semplicemente così. E per costruire il prodotto dei moduli faccio così, quindi metto qua il modulo di W e qua il modulo di Z. Qua c'è anche 1 e forse sì, so anche costruire I, siete d'accordo? So costruire I, perché se ho 0 e 1 faccio la circonferenza, ho questi due punti e so costruire la retta perpendicolare che passa per il punto centrale e questo ha intersezione con I. Quindi so anche costruire I, quindi qua c'è un I. E adesso l'idea è di usare questo, di dire io voglio che Z per 1 è Z W doppio, W doppio, questa è l'idea. Quindi fammi vedere come lo devo fare. Così mi pare. Faccio questa retta, costruisco e adesso costruisco la retta parallela. E allora questa è lunghezza W doppio e questa è lunghezza 1, e siccome questo, quindi devo, o diventa il quoziente così, aiuto. Lo faccio un po' male, un momento. Quindi abbiamo la circonferenza unitaria, qua c'è 1 e voglio quindi infatti questo W che ho qua con il compasso
faccio la stessa distanza qua, quindi anche qua la lunghezza è W, e qua c'è Z. Adesso faccio la retta che passa per 1 e questo punto, e qua costruisco la retta parallela che so costruire. E adesso qua c'è ci sono i due triangoli, qua c'è un triangolo e poi c'è il triangolo grande, e sappiamo grazie a questa formula che il rapporto 1 per z è uguale a W per la lunghezza di questo punto. Questo è per la geometria, e quindi vedo che infatti il punto di intersezione qua, la lunghezza è questo. Convinti? Posso fare con questa cosa. L'inverso è simile. L'inverso di Z, anche questo è uguale a costruire è la stessa cosa che costruire l'inverso della lunghezza e l'argomento ma con un segno negativo. Quindi se Z è il valore assoluto per E alla I phi. E come facciamo questo? Quindi se so costruire l'inverso so anche dividere, no? Come facciamo questo? Così 0 e 1, la circonferenza standard. Se qua c'è z, allora il suo angolo qua è φ. E come costruisco un meno φ? Metto il compasso in questo punto, prendo questa distanza, faccio la circonferenza e qua trovo meno φ, angolo meno φ. Quindi questo posso fare. 1 diviso z, facciamo un trucco simile con questa cosa, e quindi 0, 1, qua metto z, quindi faccio questa retta. Posso costruire e poi costruisco la retta parallela, e adesso dico che questa lunghezza qua, questo D, è 1 diviso Z, perché per il triangolo, la cosa del triangolo, abbiamo che il rapporto D diviso 1 è uguale a 1 diviso Z, e vedete? D è 1 diviso Z. E quindi ho dimostrato che è un campo. Domande su questo? E per dimostrare che ogni radice quadrata sta sempre nel campo, ci vuole un altro teorema che probabilmente conoscete. È questo teorema, che se io ho una circonferenza e prendo un punto sulla circonferenza e creo questo triangolo, allora questo angolo ha 90 gradi. Sapete questo, no? Ok, quindi non lo dimostro. Questo lo uso, e lo uso perché con questo posso adesso vedere la lunghezza di come si chiama questo segmento. Se chiamo questo y e questo x e il segmento è h, osserviamo che ci sono due triangoli simili, perché se questo è alfa e questo è beta, per forza questo è alfa e questo è beta, quindi questi due triangoli sono simili, e quindi abbiamo una formula simile per i rapporti delle lunghezze, e quindi
quindi prendo i due segmenti che non sono l'ipotenusa e abbiamo quindi che quello corto diviso quello lungo è uguale a quello corto diviso quello lungo. Abbiamo questo. E quindi abbiamo una formula per H quadro è uguale a XY. Una formula un po' strana, una relazione quadratica. E questo voglio usare per costruire la radice. Quindi adesso, dato Z in L, costruisco una delle radici quadratiche. Allora, se Z è R e Z assoluto e alla I phi, questo è la radice quadrata di Z assoluto nel senso dei numeri reali, quindi è positivo, e l'angolo è la metà. Ecco, l'angolo lo sappiamo fare, no? L'abbiamo visto, perché se ho 0 e 1 qua e se ho qualche Z qua, l'angolo è la bisettrice, era la prima cosa che abbiamo fatto. Ma adesso un segmento, dobbiamo costruire un segmento che ha lunghezza la radice di un altro segmento. E la chiave sta qua, usare questo. Quindi facciamo così. Quindi abbiamo qua C, qua c'è la circonferenza standard 0, 1. Qua c'è Z assoluto, ok? Allora porto questo qua, quindi questo è meno Z assoluto. E adesso costruisco il punto che sta esattamente fra meno Z e 1. Quindi qua c'è meno Z. E quindi dove starà? Starà forse qua un po'. Quindi questo è, si può persino dire cos'è, no? È 1 meno z mezzi, è reale. Adesso faccio la circonferenza su che con questo centro e con questo raggio, e quindi il punto 1 starà sulla circonferenza e questo punto starà sulla circonferenza. E quindi adesso applico questo sarà mio x e questo sarà y, e quindi questo qua è h, e quindi abbiamo che, quindi questo è nel disegno qua, questo è y, questo è x, e quindi abbiamo che h quadro è xy, e in questo caso l'ho sistemato così che la lunghezza di y è il valore assoluto di z e la lunghezza di x è 1. E quindi guarda che miracolo, la lunghezza di h è diventato la radice quadrata di z. È costruibile. La circonferenza posso costruire. E per arrivare a questo punto devo fare un'intersezione con una retta. Quindi è costruibile. E anche l'altro radice, chiaramente, no? Se ho z o anche se ho la radice di z o anche meno la radice di z. E quindi abbiamo dimostrato il teorema sorpresa che L è un sottocampo di C. E per ogni elemento z in L, anche la radice quadrata sta in L. E adesso, dopo la pausa, vi faccio vedere come risolvere questi problemi.